Buongiorno a tutti, ben ritrovati, eccoci qui in diretta per una nuova settimana in vostra compagnia. Good Morning Milano inizia oggi, sono le 12.32 minuti in questo istante, è lunedì 26 ottobre, giornata di pioggia, lo avete visto, ma nonostante la pioggia sembra che l'inquinamento sulla nostra città non cali. Ci colleghiamo quindi subito con Arianna dal tetto del nostro studio, eccola collegata con noi. Ricordiamo, Arianna è il vaso che respira, il vaso che ci dice in tempo reale la qualità dell'aria di Milano, grazie all'ottimo lavoro fatto dai ragazzi di Wise Air, con cui appunto collaboriamo per fare questo monitoraggio dell'aria in tempo reale tutti i giorni qui su Milano All News. Arianna, la nostra Arianna, è una delle 100 Arianne che ci sono in giro sui balconi e sui terrazzi della città di Milano e che ci danno appunto in tempo reale un'idea di come sta andando l'aria. Beh, lo vedete, in questo momento il livello di PM2,5 è 31 nanogrammi per metro cubo, colore rosso, colore arancione, aria discreta, se non ricordo male, nella scala, comunque sopra il limite di 25 imposto dal OMS, quindi anche oggi l'area di Milano non è delle migliori nonostante la pioggia. Vedremo adesso con l'arrivo anche di nuove forme di semi lockdown, come vengono definite, grazie appunto al DPCM che ha inserito delle nuove norme, e se magari col fatto che andremo in giro in meno per la città si abbasseranno. Il dato interessante è notare che però tutto questo arancione, tutto questo rosso è arrivato dal 15 di ottobre, giorno in cui abbiamo acceso le caldaie delle nostre case, quindi insomma sempre più da ragionare anche su quel tipo di investimenti per poter rendere più pulita appunto l'aria della nostra città, anche partendo soprattutto dalle nostre case. È lunedì, il lunedì di solito si parla, no, da quando esiste l'uomo, sembrerebbe quasi, si parla di calcio perché la domenica ci sono state le partite. Quest'oggi noi parliamo di calcio come tutti i lunedì, ma non c'è stata nessuna partita perché il calcio femminile questo weekend è rimasto fermo, perché domani sera, se non sbaglio, ci sarà la nazionale. Ma io a questo punto mi taccio perché parlo con chi è invece grande esponente e esperto di calcio femminile. Parlo dei ragazzi di Cartellino Rosa e in questo caso eccolo qui, Mattia Del Giudice collegato con noi. Buongiorno Mattia, come va? Buongiorno Fabio, tutto bene, tu come stai? Tutto bene. Allora, dicevo appunto, lunedì si è sempre parlato di calcio, cioè il processo del lunedì si chiamava, mica peraltro, nel senso che lunedì è il giorno deputato a parlare di calcio. Ne parliamo appunto ormai da un paio di lunedì anche con voi di Cartellino Rosa, perché di solito le ragazze giocano il sabato e la domenica, ma questo weekend non hanno giocato, giusto? Esattamente, ha giocato solo la Serie B e le categorie inferiori, ma non la Serie A, perché ci sarà la nazionale, come hai detto tu, domani alle 17.30. visibile su Rai 2, tra l'altro, quindi in chiaro chi vuole seguirla può tranquillamente farlo dalla propria televisione. E sarà una partita importantissima perché le azzurre di Milena Bertolini affronteranno la Danimarca, probabilmente l'avversaria più ostica del girone, ma quasi in tutta Europa, perché comunque è in seconda fascia. Noi eravamo prima al momento di sorteggi, ma è stata una sfortuna per noi perché era la più forte di tutte. In questo momento vedo la Danimarca è in testa del nostro girone, giusto? Proprio così, anche se ha una partita in più, visto che l'Italia ha dovuto saltare la sfida con Israele proprio a causa dell'emergenza Covid, perché la squadra israeliana è rimasta bloccata prima del lockdown nel proprio paese. Quindi in questo momento la Danimarca ha 3 punti di vantaggio, ma sarebbe comunque prima perché ha della grossa differenza che ha guadagnato in corso giornata. Quindi una partita fondamentale. Cosa dobbiamo aspettarci di questa partita? So che hai preparato per noi un bellissimo intervento, perché abbiamo anche le possibili formazioni con cui scenderanno in campo le due compagini. Esatto, l'Italia dovrebbe partire con un 4-4-2, con Linari Salvai al centro, con Salvai confermata, vista anche l'assenza di Capitan Saragama, ferma per infortunio, Bartoli a destra, al posto di Agnaguani, trovata positiva al Covid l'altro giorno, ma tra l'altro si è aggiunto altre due ragazze di cui si sta ancora aspettando avere l'identità, notizia proprio di un'ora fa neanche. A sinistra invece la solidarietà partita, a centrocampo Petriano e Martina Rocucci, con esterne Bonansea e Valentina Cernoi, in attacco l'immortale Daniela Sabatino e la bomber Cristiana Girelli. Come risponde la Danimarca? E a questo punto direi chi dobbiamo tenere invece d'occhio della Danimarca?
La Danimarca si schiera con un punto offensivo 3-4-3. I 45 gol segnati in 8 partite Wow. confermano il trend pensivo della squadra. Solo 0 gol subiti, quindi la difesa che comunque a 3 è sempre rimasta limpida e tranquilla. In attacco c'è Vermaelder, che è una delle giocatrici più forti di tutto il tempo. Solo dopo i suoi gol in realtà di della Danimarca, ma vedete quanto non sia lunga il campionato. Ricordiamo che comunque per Nilardo è stata la della storia del calcio. 250 euro che per il maschile magari ma per il femminile è una cifra molto importante. Oltre a lei è la top player della team del PSG, che svampa, molto giovane, classe 2000 del Rosenborg, che però sta facendo davvero molto bene. Quindi è un po' tutta la squadra in generale, in realtà bisogna tenere d'occhio perché è una squadra composta da fenomeni. Adesso abbiamo visto anche delle bellissime grafiche che avete preparato voi di cartellino rosa per confrontare anche appunto le varie giocatrici. Comunque sembra che insomma sulla carta anche le nostre hanno qualcosa da dire, no? Assolutamente. Tra l'altro da notare come praticamente la maggior parte della squadra è composta da giocatrici della Juventus, che comunque sono 3 anni che vincono il campionato italiano e comunque partecipano alla Champions League, quindi e comunque molte sono state mondiali, delle convocate azzurre. Quindi sicuramente abbiamo più esperienza magari rispetto a qualche anno fa, quindi sicuramente ce la possiamo giocare, magari fatto il campo anche a Perfetto, allora Mattia, ricordiamo l'appuntamento per vedere la partita e tutto quello che dobbiamo sapere per seguire al meglio questa sfida per gli europei del 2022. sì, allora la sfida sarà domani alle 17:30 in diretta su Rai 2, la si potrà seguire quindi in chiaro in televisione, immagino anche sul sito della Rai, su Rai Play. Ok, ricordiamo che per saperne invece di più basta andare su Cartellino Rosa, giusto? Assolutamente, siamo su Instagram, su Facebook, un po' ovunque, poi c'è il nostro blog dove escono interviste, pagelle, approfondimenti e tra l'altro da venerdì scorso ormai siamo anche approdati nel mondo dei podcast su Spotify, quindi ci saranno Ah. anche lì approfondimenti audio su anche la partita di domani. Fantastico, quindi qualsiasi cosa poi vogliate sapere in più sulla partita appunto di domani nazionale, basta collegarsi con Cartellino Rosa, lo trovate su tutti i social, avrete tanti tanti, possiamo proprio chiamarli contenuti extra, no? A quello che già è il mondo del calcio femminile, voi fate, create proprio dei contenuti extra in un certo senso, no? Esatto, cerchiamo sempre di dare quel contenuto in più che magari manca ancora, magari il calcio femminile che spesso non viene ancora trattato quanto quello maschile. Quindi cerchiamo di dare tutto quello di cui c'è bisogno anche per i tifosi e gli appassionati. Perfetto, Mattia, io ti ringrazio davvero tantissimo per esserti collegato con noi anche oggi, grazie mille, ci si sente magari domani sera così commenteremo la partita magari un po' insieme per capire un po' come va, facciamo un grande tifo per la nazionale italiana e poi ci risentiamo appunto perché poi il campionato riparte, Sarà la Coppa Italia in realtà no? domenica prossima, dove però giocheranno anche il Milan e l'Inter, nella Azzurra impegnate contro il Brescia, mentre il Milan impegnate contro il Cesena. Perfetto, ma questo è il racconto, è la storia di settimana prossima, giusto Mattia? Proprio così. Va bene, grazie mille davvero e un saluto a tutta la redazione di Cartellino Rosa. Grazie Un saluto, buona giornata a tutti. mille a Mattia Del Giudice, cofondatore di Cartellino Rosa. Appunto domani, quindi diciamo 17:30, Italia-Danimarca, valida per le qualificazioni ad Euro 2022 in diretta da Empoli. Sul sito della Rai troverete la diretta e comunque su Rai 2 in chiaro sulla televisione. Quindi insomma potete seguire e vedere le ragazze azzurre cercare di arrivare nei migliori dei modi all'Europeo del 2022. Andiamo avanti con la nostra puntata. È il momento di quel. Pausa di quel momento di riflessione, di quel momento di voglia di stare con noi stessi, grazie alle incursioni poetiche delle foche parlanti. Quest'oggi una raggiante Alice Bertolasi ci porta in un mondo fatto di parole e sogni. Si aggruma ogni mattina la pioggia al chiacchiericcio di scorsi pecorecci calpestati sul cemento da auto o ambulanze in coda. Costa la rinuncia e non uscire, non riuscire, non osare oggi 10, 20,
i giorni quarantena a separarci per precauzione, preghi un dove trovi pace, solitaria bici nella fonda della nebbia. Dobbiamo tutto e solo aiutarci. Invece il resto ci fa da cornice e la cornice divora il quadro. Quadro, microbriciole, il telaio, la pittura. La pittura rimane nell'aria. La pittura è aria e rimane sempre nell'aria, a creare l'aria tutto attorno. Le cose. Le cose si dipingono, estinguono l'inquinato dubbio di non ritorno, quando infine l'ultima eco dei richiami tra i viottoli dei condomini e il verbo coprifuoco sono poco più. Sono poco più che un rincasare. Che stanca. Bentornati, grazie mille ad Alice Bertolasi, grazie mille alle incursioni poetiche delle foche parlanti. Lo ripeto ormai da un po' di giorni, se sono con la mascherina in onda è perché sono arrivati gli ospiti di oggi, anzi le graditissime ospiti di oggi. Buongiorno a Francesca Manfredi, buongiorno, Buongiorno. cofondatrice, editor in chief di The Sustainable Mag, e Paola Vinci, cofondatrice e fashion contributo Buongiorno. di sempre Sustainable Mag. Stiamo parlando quindi di un magazine online, giusto? Esattamente. Che, beh, lo dice il titolo, complimenti perché mi piacciono i titoli dove si capisce subito di cosa sta parlando, si parla di sostenibilità. Qui però si apre il grande capitolo, poi però, che cos'è la sostenibilità? Esattamente un grande capitolo perché include, diciamo, molte varianti, non solo quella ambientale che sicuramente ci sta a cuore e ne parliamo nel nostro magazine, soprattutto parlando di prodotti sostenibili o di aziende che iniziano progetti volti alla sostenibilità ambientale, ma si parla anche di sostenibilità sociale, quindi inclusività e diversità e etica. Questi sono temi che chiaramente vanno applicati un po' in tutti i settori e in tutti gli ambienti, e nel nostro magazine ci piace parlarne applicandolo non solo al campo della moda e del lusso, ma anche a quello dello sport, del cibo e di altri settori. Un magazine online, sarebbe un suicidio se non fosse che io ho una web TV online, quindi insomma capisco che l'idea allora è stata anche interessante farla, però come è venuta appunto un'idea di una cosa del genere e come ci siete arrivate soprattutto a questa idea? L'idea nasce da un percorso professionale. Io lavoro da sempre, ho lavorato da sempre nel mondo dell'orologeria, del lusso e della moda, e dove propriamente non è che proprio la sostenibilità è un tratto fondante. Ho sempre provato a far sì che le due cose si incrociassero, ma è sempre stato difficile nel passato, quindi quest'anno ho deciso di dare un taglio e di specializzarmi in sostenibilità, proprio per far sì che la moda e la sostenibilità insieme all'uso potessero trovare un fil rouge. Quindi così ho deciso di iscrivermi ad un master proprio in sostenibilità applicata all'uso presso SUMAS, che è una business school specializzata di Ginevra, e lì ho conosciuto Paola. Io e Paola siamo due generazioni diverse, perché io sono una bella generazione X, mentre Paola è la generazione Z, e così abbiamo deciso di fondare insieme questo giornale. Perché? Perché sostanzialmente durante questo master ci siamo accorte che non ci sono hub, non ci sono punti dove potersi informare in maniera semplice di sostenibilità, cioè leggere con un linguaggio che tutti capiscano cosa vuol dire essere sostenibili, cosa vuol dire fare dei passi affinché nel day by day ognuno di noi possa permettere a questo mondo di rivolgersi ad un domani migliore. E quindi così con Paola abbiamo deciso di fondare questo magazine online che parla alle giovani generazioni, ma non solo, con un linguaggio pop. Perché pop? Perché la sostenibilità è per tutti ed è un tratto fondante essere aperti al mondo. E questo è anche uno dei motivi per i quali il giornale è in inglese. Cioè, essere sostenibili vuol dire aprire la porta a qualsiasi persona, con qualsiasi tipo di cultura, di modo che ognuno possa approfondire l'argomento e capire come poter contribuire con la propria vita. Tu hai parlato appunto di generazione Z, come la potremmo definire? Chi è la generazione Z? Paola. Ma
è sicuramente una generazione che si informa molto di più sugli acquisti che fa, sono acquisti sempre più consapevoli grazie anche ai mezzi come internet e social media che sicuramente aiutano nell'accedere ad informazioni di ogni tipo e sicuramente anche i social giocano un ruolo fondamentale, anche per questo abbiamo deciso di farlo online, abbiamo subito aperto le pagine sia su Instagram sia su Facebook e ci teniamo molto anche alla parte grafica perché appunto deve essere una sostenibilità anche cool per un certo verso perché si è sempre vista come un argomento molto complesso sia per parlarne sia anche da raggiungere. E quindi questo tono pop nel linguaggio vogliamo che ci sia anche nelle immagini, dal lato visivo. I temi, appunto, la sostenibilità, diciamo, è il grande tema che tiene su tutta quanta il progetto, però so che poi all'interno di questo voi andate a toccare dei temi ben precisi, e li andate a sviscerare. Quali sono questi temi, appunto, che voi andate a toccare? Sì. Come Paola anticipava, il giornale ha un look molto modaiolo, nel senso che io derivando dalla moda, e Paola è un'esperta di moda, è un'amante della moda, il tutto e per tutto, abbiamo deciso di dare a questo giornale un look che permettesse alle persone di ritrovarsi in un luogo che li mettesse a proprio agio, cioè non un giornale per, passatemi la parola, ingegneri, con tutto il bene che vogliamo gli ingegneri, che sono necessari a questo mondo, per lo più Salutiamo gli in amici di questo Wise Air che sempre li vogliamo bene, quando parliamo di periodo. Esatto. ingegneri sempre a voi pensiamo, ragazzi. Esatto, però era importante fare in modo che, considerato che noi parliamo soprattutto di moda, di lusso e di sostenibilità calata nei settori, per esempio, dell'automotive, dello sport, anche del food, perché anche il food, ricordiamolo, che ha un'importanza molto forte, è un collegamento con la moda, era importante che avessero un look tale per cui le persone potessero dire sì, ho voglia di leggere questa cosa, sì, ho voglia di confrontarmi con questo nuovo mondo, non voglio allontanarmi perché il giornale sembra come un giornale di scienze proprio applicate alla lettera, Ok. questo è l'argomento. E proprio per questo motivo abbiamo deciso di non andare a rinchiuderci solo in un determinato bacino, ma di allargarci così a degli argomenti che sono, a dei temi che sono da sempre quelli che hanno trainato il cambiamento nel mondo. La moda, l'entertainment, sono quelli che da sempre hanno fatto da apripista ai grandi cambi epocali. C'è anche del lusso, però, no? Giusto? C'è anche il Sì? lusso sul vostro magazine. Per una generazione che io pensavo fosse squattrinata, invece no, forse non è così, come funziona? Com'è questa cosa della generazione Z e il rapporto con il lusso? Ma in realtà è un rapporto che esiste, che sta anche crescendo e si sta evolvendo, perché possiamo notare come diversi siano nati o si siano evoluti diversi brand proprio street style, quindi brand anche sportivi o di abbigliamento casual. Che in realtà tramite inizialmente delle collaborazioni, delle capsule collection con grossi brand di lusso o adesso addirittura creando dei veri e propri brand di lusso e chiaramente sono collezioni e sono brand che si rivolgono soprattutto ai giovani proprio come design, ma Ok, anche quindi dobbiamo anche come... rivedere forse un po' l'idea di lusso che abbiamo anche, Esatto, è cioè cambiata un po' noi la delle vecchie generazioni visione. dobbiamo forse un po' cambiare idea Sì, proprio anche. il lusso adesso fa parte proprio di un lifestyle, e mentre prima veniva visto magari solo come l'oggetto, il materiale esclusivo, adesso è molto collegato anche all'esperienza, ma un'esperienza esclusiva nel senso che è indimenticabile, non che sia irraggiungibile. E per fare ciò anche l'omnichannel è la chiave, l'integrazione tra l'esperienza in store fisici e offline, integrati all'esperienza comunque interconnessi. E soprattutto c'è da dire anche, da aggiungere una nota tra virgolette economica, nel senso che il mondo del lusso ha subito una grande crisi, già a partire dal 2008 ha avuto un grande problema, si è poi evoluta, ha ritrovato una quota di mercato importante, ma ora con questa purtroppo pandemia che c'è in atto, il mondo del lusso sta veramente vivendo dei momenti difficili e quindi è importante che le aziende capiscano che la generazione Z, che è quella che domani comprerà lusso, si formi e capisca cosa vuol dire un prodotto sostenibile e quanto andare a comprare un orologio, ad esempio, che viene costruito in un modo sostenibile, che viene assemblato in una manifattura che, per esempio, utilizza le acque in una maniera intelligente, può contribuire a un futuro migliore per il domani. E quindi quelli che oggi sono i consumatori, che
che comprano lusso, di certo non sono i consumatori che lo compreranno domani, quindi i consumatori del domani dovranno, le aziende dovranno essere pronte affinché i consumatori del domani abbiano quello che davvero cercano. Fate anche un servizio, diciamo, di educazione all'acquisto, educazione al futuro, cioè a crearsi ognuno di noi, diciamo, un futuro da cliente o da coloro che acquisteranno, però consapevolmente. Esatto, guarda, ti ringrazio per questa domanda perché ci dai uno spunto importante proprio per annunciare che apriremo tra qualche periodo una rubrica dove faremo educazione, ossia insegneremo alle persone con un argomento, anche qui con un linguaggio molto semplice, cosa vuol dire scegliere, compiere delle scelte sostenibili, ossia perché se compro una bottiglia d'acqua di una certa marca o piuttosto mi installo a casa il depuratore dell'acqua, posso. Quanto posso influire sul cambiamento climatico? Esempio, oppure se prendo l'autobus o vado in macchina, anche questo quanto può andare a influire? Come risponde il vostro pubblico, soprattutto la scelta, ad esempio, dell'inglese che mi dicevi? Però voi siete comunque milanesi, nato e cresciuto a Milano, come si diceva una volta, credo anche volutamente, no, da quanto immagino, nel senso che c'è un'altra città che poteva dare i Natali al vostro magazine. No, Milano in assoluto in Italia è la città più sostenibile, ma anche a livello europeo sta diventando tra l'altro sempre più circolare e adesso sono anche per le Olimpiadi del 2006, cioè del 26. 2026, stanno facendo un grosso progetto in cui i villaggi olimpici saranno completamente sostenibili, saranno degli smart village e quindi Milano sicuramente traina l'economia italiana, ma anche la culla della sostenibilità italiana, oltre che la città della moda. Quindi. E dicevo, con l'inglese però appunto vi si è aperto un altro mondo a quel punto, e poi la generazione Z milanese digerisce questa cosa senza problemi? Diciamo che parlare italiano ormai è riduttivo. Ok. E perché l'inglese? L'inglese perché sostenibile vuol dire aprirsi al mondo per accogliere l'altro e fare in modo da apportare un beneficio. Quindi perché il beneficio ce lo dobbiamo tenere solo per noi che parliamo italiano? Questo è il motivo per il quale il magazine è nato in italiano, in inglese, scusate, e soprattutto i ragazzi. I ragazzi, sì, la generazione Z in realtà l'inglese ormai. Sogno in inglese già, Sì, dici. e anzi l'inglese è obbligatorio ormai conoscere perfettamente l'inglese e bisogna imparare tante altre lingue, ormai sono cambiati anche i requirements a livello nel mondo lavorativo e anche a scuola, comunque i programmi spesso offerti dalle università sono sempre di più in inglese, soprattutto in una città internazionale come Milano, in cui le università ospitano tanti studenti internazionali. Ormai l'inglese è masticato da tutti. Come dicevi tu prima, Francesca, voi siete di due generazioni diverse, invece tu sei una generazione X, diciamo, o millennials, non si sa bene, non stiamo, diciamo, in realtà siamo una generazione Z che porta benissimo. Pensavi che un po' che hai differenze, sembro suo nonno, effettivamente ne dice molto sulla mia situazione. Però, a parte questo momento di tristezza personale, due generazioni completamente diverse. Allora vi chiedo questa cosa, chiedo a te, perché uno della mia generazione, la generazione X, dovrebbe leggere il vostro magazine? Chiedo alla generazione Z perché un generazione X dovrebbe leggere, e tu preparati perché chiedo il contrario poi. Sicuramente a livello di contenuti sono contenuti a parte molto attuali e molto concreti, quindi di sostenibilità per anni se ne è parlato in maniera molto generica. Bisogna diventare sostenibili, ma cosa vuol dire diventare sostenibili? Nel nostro giornale c'è la rubrica in cui ti insegnano come essere zero waste in cucina, come essere zero waste nell'armadio, c'è la rubrica in cui spiega i trend nel mondo della moda o del lusso, che grazie anche a tutte le nuove tecnologie per cui si può diventare sostenibili. Nel mondo dello sport, cosa vuol dire essere socialmente sostenibili? Quindi, secondo me, può essere utile proprio a livello di concretezza capire cosa sia la sostenibilità calata nei diversi settori e nello specifico. Perché una della generazione Z invece deve leggere The Sustainable Mag? Perché?
Perché le generazioni Z, e Paola mi insegna, sono davvero rispetto a noi molto molto più veloci. Vanno ad una velocità che io quasi non riesco a starle dietro, seppur non sia, come dicevi tu, una vecchia ciabatta, perché sono dell'83, però i ragazzi hanno bisogno, dal mio punto di vista, di leggere contenuti freschi e attuali con un tono veloce, come diceva Paola, ma comunque con una guida, perché è fondamentale per i ragazzi, non dimentichiamocelo, e ci tengo a dirlo questa cosa, essere guidati. Perché essere generazione Z significa andare alla velocità di un mondo che noi non conoscevamo nemmeno, ma avere una formazione chiara e precisa da persone che hanno vissuto un mondo diverso è assolutamente necessario. È imprescindibile, dal mio punto di vista, correre veloci verso un mondo migliore, ma comunque con la consapevolezza che bisogna fare le cose bene. Basta comprare prodotti che si dice green, cotone organico, vi dicendo, quando in realtà sono stupidate. Bisogna sapere quello che si compra, bisogna essere consapevoli che comprare prodotti ben fatti da aziende sostenibili nel loro DNA porta sicuramente un cambiamento, perché ricordiamo, e ci tengo a dirlo, che per far sì che la sostenibilità arrivi a più persone è necessario che si attuino delle economie di scala. Quindi questo vuol dire che più persone devono avere possibilità di acquistare prodotti sostenibili, di modo che i prezzi si abbassino e le aziende capiscano che bisogna produrre in maniera sostenibile. Stop produrre in maniera capitalistica al Ecco, mi 100%. stai prendendo un presupposto che quindi mi stai dicendo esistono aziende che fanno questo. Tantissime. Noi abbiamo costantemente contatti da aziende, non solo della moda e del lusso. Per esempio, proprio questa mattina, prima di venire qui, sono stata contattata da un'azienda canadese che produce tessuti per lavare gli abiti lavatrici. Tu dici, come tessuto? Sì, praticamente basta bottiglioni di plastica, basta detergenti che inquinano, sono queste striscette che vengono inserite direttamente nella lavatrice, sono biodegradabili, contengono un detersivo che è bio, che rispetta l'ambiente e che si dissolve nell'acqua. Ecco, quindi insomma le alternative ci sono anche per le vecchie ciabatte invece come noi che vogliono fare la lavatrice, che, i problemi sono quelli poi della nostra vita, ahimè, quindi dobbiamo cercare di risolverli perché appunto si può, questo è però un bel messaggio, si può diventare sostenibili veramente partendo dalle piccole cose a questo punto. Sì, fondamentale. Noi abbiamo una Cioè non serve routine. comprare una Tesla per diventare sostenibile, No, ecco questo che no, ci dico, no? auguriamo che tutti un Mi giorno ce la piacerebbe tanto possiamo avercela, però permettere. diciamo. Esatto, no, ci sono delle semplici e piccole azioni che possiamo compiere tutti. Infatti, invito i nostri spettatori a leggere questa rubrica che si chiama Zero Waste, dove con degli appuntamenti bisettimanali raccontiamo come essere sostenibili nella propria vita. Cioè, addirittura avremo una, adesso ridiamo tutti quanti, avremo un argomento su come essere Zero Waste a letto. Perché è la vita di tutti quanti e quindi saremo sostenibili a letto. Come essere sostenibili in cucina? Tu sapevi che invece che utilizzare un sacchetto di plastica puoi utilizzare la tua bellissima sacchettina in tessuto che ve la usi per tutta la vita, non ne hai bisogno di E un'altra. regolarmente me la dimentico in macchina tutte le volte, quindi lo sapevo, ma regolarmente rimane nel bagagliaio della macchina ogni volta che vado a fare la spesa, sbagliando anche andandoci in macchina, perché potrei tranquillamente andarci a piedi, che è vicinissimo, tra parentesi. Esatto, e questo era un esempio semplice per dire come raccontiamo con degli esempi proprio pratici poter avviarsi ognuno di noi alla sostenibilità. Prima appunto parlavi di lusso, adesso però mi hai fatto capire in realtà che, cioè, beh, il lusso bellissimo, però appunto può entrare nella vita di tutti i giorni questa sostenibilità e può anche avere, e anzi, il vostro scopo anche, nel senso è quello di riuscire a portare le aziende poi a diventare su, cioè, un'economia di scala abbassando i prezzi. Quello dell'esempio canadese mi sembra un ottimo esempio. Cos'altro possiamo fare appunto nel nostro piccolo casa e dove possiamo trovare sul vostro sito le indicazioni giuste per riuscire a essere sostenibili? E poi, la parte di sostenibilità ambientale è solo quella, sostenibilità è solo essere green. Allora, partendo dalla rubrica, appunto Zero Waste, si trovano tutti i consigli su come Ok, essere green perfetto. in qualsiasi ambito, nella vita di tutti i giorni, perché comunque la sostenibilità, come abbiamo detto, è un viaggio e noi vogliamo accompagnare step by step in questo viaggio. Non bisogna diventare sostenibili da un giorno all'altro, anche perché è impossibile essere completamente sostenibili sia per le aziende sia per un consumatore. E quindi attraverso questa rubrica, appunto Zero Waste, ci sono diversi consigli. La sostenibilità non è solo essere green, parlando di prodotti bisogna anche essere proprio molto trasparenti, bisogna stare attenti all'origine dei prodotti e ai materiali utilizzati. Questo però chiaramente interessa più l'azienda rispetto al consumatore. E poi, come abbiamo annunciato all'inizio, sostenibilità è anche sostenibilità sociale. Quindi abbiamo per esempio una rubrica dedicata ai designer emergenti,
e sono designer emergenti che sicuramente utilizzano tessuti sostenibili, ma soprattutto hanno dei modelli di business innovativi oppure lanciano il messaggio dell'inclusività e della diversità. Quindi nel caso per esempio dell'intimo sono prodotti dedicati a persone di qualsiasi età, con qualsiasi corporatura, e anche andando sul sito è una community magari di donne di qualsiasi età e con corpi completamente diversi. Anche questa è sostenibilità. E non è solo essere green a livello. Chiarissimo. Se volete approfondire il tema, beh, c'è un magazine apposta, l'hanno fondato loro, dove, e dateci quindi le coordinate per poter appunto venire a leggere tutto quello che ci raccontate. TheSustainableMag.it è il giornale, ci trovate su Instagram, su Facebook e su LinkedIn. È gratuito il giornale? Gratuito, è gratuito, quindi finché non fanno i soldi è gratuito, quindi continuate a leggerlo. Poi speriamo invece che, insomma, ma no, so che sono tante le aziende invece interessate, sì, e che vogliono, sì, e quindi è anche sostenibile anche da quel punto di vista, quindi insomma più bello di così. Un progetto completamente milanese, nato d'Oltralpe, però da quanto ho capito, no, vi siete trovate, no, giusto, sì, più, sì, o meno, quindi, però insomma che è molto bello che prenda corpo qui e che vada avanti e che racconti la possibilità, insomma, è quello molto interessante, nel senso che è veramente uno scenario più che reale, proprio possibile, che però bisogna mettersi tutti quanti a rendere sempre più concreto e sempre più all'interno delle nostre vite. Io vi ringrazio tantissimo davvero per essere qui con noi, complimenti, continuate a raccontarci le vie della sostenibilità perché insomma sono molto importanti e servono a tutti noi, quindi davvero complimenti per il vostro lavoro. Grazie. Grazie mille davvero, grazie anche a voi che ci avete seguito, siamo le 13.03, quindi chiudiamo pure con 3 minuti di ritardo, ma vi ringrazio per questa bellissima puntata in vostra compagnia. Noi ci vediamo mercoledì sempre qui in diretta per una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.